Buongiorno. Vedete, tutta roba nuova oggi. Come avevo detto, basta. Allora, iniziamo questa nostra avventura che già abbiamo portato avanti un po' di tempo fa, ma non principale. Ora, nuova partita. E però inizieremo e usciremo. Lui ce la mette normale, ma poi noi usciremo e metteremo il difficile a questo, in un altro luogo, in un'altra vita. Un altro figlio dell'uomo corre il suo stesso cammino. Allora, vediamo un po'. Vediamo se ora me lo fa prendere col difficile, perché ovviamente giocheremo a difficile. Per cazzo se gioco a normale. Guadagni troppo di più a difficile, sì. Come offline? Perché offline? L'ho lasciata io così? Ah no, grazie. Aspetta, me l'ha salvato. Ah ok, salvo, salto. Certo che faremo online. Ora, modalità difficile. Partiamo adesso. Questa modalità aumenta i danni che subirai e il tuo consumo della resistenza. Aumentano anche però le monete che otterrai sconfiggendo i nemici. Vuoi iniziare una nuova partita? Sì. Non lo faremo. Oh, eccoci. Associazione Unite per uccidere da una massicola non sono ok. Auguri a leggerlo, quella è una cosa che mi ha sempre dato fastidio. Questo è quello che abbiamo letto prima. Voi potete mettere pausa e leggerlo. Ed eccoci qua. In un'altra vita. In un'altra epoca. Allora. Queste sono le nostre bette. Come vedete, per ognuno c'è scritto qualcosa, ma questa roba la guarderemo più avanti. Quando inizierà davvero il gioco. Questo, diciamo, che è un pre. Infatti, come vedete, non possiamo. Ah, non li possiamo vedere. Ah. Abbiamo lui, che non è, guarda caso, un personaggio che abbiamo fatto. Come vedete, c'è stato un combattimento. Guardate, qui noi che siamo riusciti ad arrivare con l'esercito, come ha detto lui, c'è stata una dura battaglia e siamo riusciti ad arrivare qua. Ah, lui ha l'armatura, devi vedere, ha lo scudo, fermati, mi fai un po' di luce, della chimera. Qui se spaccate potreste trovarci anche qualcosa, ma non so se c'è... All'inizio invece. We near our journey's end, the final station of our long struggle. Salve. Forgia nel mio fuoco il prossimo anello dell'eterna catena. Ragazzi, molto importante quello che ho appena detto prima. La mia pedina intanto ne frega un cazzo del fuoco, va a cazzo duro avanti.
tutto qua mi pare che non ci dovrebbe essere niente. Non troverete un granché, ovviamente, eh. Soprattutto memorizziamoci questa. Guardate. Lo scontro tra i goblin e le truppe. L'esercito che è arrivato fino a qui, ma è stato distrutto. Sconfitto. Cosa si annida? Allora, intanto vediamo un po' che colpi abbiamo. Abbiamo questo. Questo che fa una schivata che se lo fate al tempo giusto vi... E poi con lo scudo. Adunata. E questo ok. Non so cosa abbia la pedina. Lo fa vedere. Ah, guarda come le possiamo vedere le pedine. Ah, questo è il nostro personaggio che mi sa che come armatura ha quella di Mjor. Almeno i guanti e gli stivali. Allora, le nostre abilità sono queste. Non mi ricordo se ve le spiega, sì. Questo non è solo del guerriero, mentre questi sì. Tanto. Vedete con l'immagine, poi si capiranno più avanti. E allora, e questa è la nostra pedina. Che lui c'ha colpo esplosivo, fendente roteante, adunato dello scudo. Non so perché. Tutti hanno il brutto vizio di fare la pedina con il tuo stesso. La tua stessa vocazione. Non so. Lo facciamo anche noi. No, a me piace più tenermi la pedina. Ci chiede di attivare questa pietra. E attiviamo questa pietra. Salve. Our kind is ever ready to fight by the grace of your guidance. Allora, andiamo a conoscere le nostre nuove arrivate. Abbiamo lei, che è Narcere. O Strider, se volete in inglese. Mage. Mago. Come vedete c'è anche il rango. Noi ovviamente non siamo al massimo, col cazzo. Allora, vediamo un po' se qui c'è qualche cosino da recuperare che ci può facilitare il cammino. Abbiamo... Come vedete... Vogliono che tu vada avanti. Malvagità. Ma sarà così davvero malvagio il bravo? Vedete il mago c'ha... Il mago fa anche questo. Ci baffa le armi. Noi, ripeto, non so perché fanno sempre la pedina con la stessa nostra vocazione. Io ho preferito sempre farlo in un altro modo. Grazie. Poi come vedete ci danno consigli tra le altre cose. Che carini, E qui a proposito vi fa vedere anche un'altra meccanica carina. L'esercito del duca. Arisen, I beg you, sir, grant vengeance to those who've fallen. If this be of use, I would give it gladly. Ad esempio, questo è una cosa che vi insegna che potreste trovare piccoli eventi a giro
prendere anche delle ricompense. Tra le altre cose, questa cosa vi sarà molto più utile avanti. Ok, andiamo. More bodies. The worm must be made to settle this debt. The flying beast arisen! Yeah. Salve. The snow harpy! Snow harpy! Strike it when it alights! Beware the harpy! Strike! Let the harpy sing! We have triumphed! Monsters make the shambles of this place. Earthway! Hobgoblin, tis a formidable foe! We'll rout them in a single charge! Guarda come vanno a cazzo duro i miei! Però guardate carino cosa succede se avete il fuoco e se scende. Col fuoco scendono subito. Per essere larite non abbiamo un cazzo di... guardate, abbiamo un cazzo di stamina. E qui abbiamo vinto. Ancora? No, ce n'è ancora una. Che si è incastrata là in fondo. Bene. Venga. Eccoli. Salve ragazzoni. Qualcuno per fortuna è sopravvissuto. Vai. E sì, questi sono i danni che avremo durante il gioco. Andiamo a parlare con i nostri cari nuovi arrivati. Vai, vediamo un po' se ti cura. Bravi. Okay. Che lappana c'è? Allora, mi pare pure che curava tutte le alterazioni, sì. Ok. E adesso il più... Ora, non so se riuscirò a vincere, ci provo, ovviamente con tutto me stesso, ma è una brutta bestia lui. Ah, ed ecco come vi insegna Dragon's Dogma cosa troverete nel gioco. Ok. No. No, c'è per il veleno. C'è un po' eccessiva.
Non ci vedo. No. Ecco, vabbè. Non perso pazienza. Innumerevoli vite più tardi. Comunque, lo sconfiggiamo qui, vabbè. Facciamo stare, dai. Il gioco inizia adesso. Procedere delizioso è sempre nuovo, di un'occupazione inutile. Quanto era maestoso tutto questo. Bello che tutto ciò che vediamo verrà poi completamente spiegato nel gioco. Allora, iniziamo. E mira, nome, come al solito, è Yume. Ferma. Allora, questo metto sempre Lady. Inua. Corporatura. Mi sta bene qui. Sentiamo. No. 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 Questo modifica più dettagli. Allora, questo ci va bene tutto. Gli occhi non mi ricordo. Colore Yume, yeah, azzurri. Il corpo, il seno più grande. E particolari cicatrici, perché lei ha combattuto. Esserci quello con tutto, eccolo. Via. Conferma. Questo tanto non riuscirò a leggervelo. Leggetevelo mettendo pausa. Già, si sta avvicinando il drago. Yeah.
Allora, vi dico già, giocheremo come se non sapessimo niente, tra virgolette. Ovvero, come vorrebbe il gioco che giocasse. Non il min-max, non facendo delle cose prima del dovuto. O meglio, qualcosa sì, perché so dove andare e cosa fare. Quello che farò è vi farò vedere come va fatto il new game. Per goderselo la prima volta, ovviamente, se è il new game che fate per la 700esima volta, questo non lo guarderete mai. Sappiate già che moriremo, e moriremo tante, tante, tante volte. Guardate la differenza tra tutti. Tutti scappano. Noi, perché questo è il nostro villaggio, è la nostra terra, andiamo incontro in realtà contro il drago. Un essere mastodontico, sicuramente più forte di noi. Ma noi non abbiamo paura. Anzi, lo combattiamo. Non li facciamo niente. Sì, è molto più potente di noi. Vedete, non li facciamo nulla, ma siamo comunque riusciti a ferirlo. È lui il prescelto. Se non ricordo male, nei New Game Plus capite quello che dice. Il drago in questo momento ci ha fatto un dono, nello stesso tempo ci ha condannati. Paradossalmente in questo momento siamo quasi l'equivalente di un non morto. Oh, ci si vedono le tette. Lost di fondo, ragazzi, è bellissimo. Siamo un po' sporchini. Casualmente, eh? Casualmente.
missione completata. Ora, per chi non lo sapesse, ad esempio, esiste questa cosina carina qui. Dov'è? Non era qui? Missioni. Vabbè, comunque. Ci siamo risvegliati, siamo sempre vivi e comunque la voce del drago è nella nostra testa. E ora effettivamente come missione ci dice, infatti, guarda. Fatti feriti. Why is this happening? Oh, the horror. The horror of it. Scegliamo il nostro destino. Ora, qua come dice le classi che scegli determinano i tuoi parametri di base, l'equipaggiamento e le abilità. Allora, ecco a voi il guerriero. Un'armatura di piastre. I guanti, quelli di sempre di ferro, mi pare anche cose di ferro, la tunica sotto di piastre, poi non so, vabbè, i pantaloni, vedo cosa siano, scudo di ferro, un'arma di ferro, vabbè, questo è il guerriero, come vedete specializzato nel combattimento in mischia, che è quello che la classe che abbiamo usato all'inizio. Poi c'è l'arciere, i pugnali, ma più che altro specializzato agli attacchi a distanza, e vabbè, e il mago. Il mago parla da sé, direi. Il mago è esattamente quello che pensate tutti, ovvero il caster. Noi partiremo col guerriero e sappiatelo, faremo queste tre, poi scopriremo pian piano che ce ne saranno. Partiremo col guerriero. Allora, prima di uscire dalla stanza, fate anche un bel giretto qua, perché comunque ci sono roba. E già dei materiali che poteste recuperare all'inizio. Ci serviranno anche questi. Guarda, non batte perché non ce l'abbiamo più il cuore. Yes. Ill magic, the work of some curse. The whole world's already gone mad for fear of this dragon. Won't no good come of this. I must go see to the others, Kina. Tell me if aught changes here. All right. Bei cappelloni, Kina. Salve. Ah, vedo che ci hanno già dato un po' di roba. Vedete? Adesso le leggiamo. Allora, la mitradite è una tipo di erba che cresce tutte Gresis e ci serve per levarci il veleno. Carne di bestia ci fa recuperare resistenza. Erba di campo è letteralmente l'erba medicinale. Sasso e lanterna, ma da sé. E questo è quello che abbiamo già visto, la cosa, e sappiate che questo sarà il vostro miglior amico. Poi cosa abbiamo? Questo che è una cosa vuota. E per l'equipaggiamento guardate sempre qua, ovviamente all'inizio abbiamo roba di merda. Ah, questo lo può utilizzare anche il paladino addirittura. Quelle sotto che vedete, dove c'è scritto male principale, dove c'è scritto principale, quelle sei figurine sono, vi fanno vedere tutte le vocazioni o classi, chiamatele come vi pare, di Dragon's Dogma. Noi, come vedete, per ora siamo nella schiera di sinistra, che sono tutti i combattenti che principalmente fanno affidamento su forza. Come vedete,
dove c'è il rosso vuol dire che è forza. Queste sono le cose che ci servono a tutti. Questo direi ci serve. I nostri pantaloni, calzoni da plebeo, camicia da plebeo, come vedete. Per ora equipaggiamento siamo a posto, il nostro rango da guerriero è 1, il nostro livello è 1, e queste sono tutte le nostre bellissime caratteristiche, ovvero forza via delle mani principali e mani secondarie, la nostra difesa e difesa magica, come vedete, e aggiusto punti vita e la resistenza, ovvero la stamina. Come vedete abbiamo un bel 4,50, abbiamo il 90 a forza nella mano principale, 84 a forza in generale, abbiamo 60 magia che è abbastanza bassa, 63 che è difesa magica che è abbastanza bassa, abbiamo una buona difesa fisica che è 88. Questo è il guerriero. Infatti il guerriero ci alzerà molto di più, vi dico già, non tanto l'attacco ma quanto i punti vita e la difesa. E per questo che ho scelto questo, almeno all'inizio, per i primi 10 livelli, prenderemo un bel boost. Ora, parliamo con la nostra amica Queen. Scusa. Ha ragione anche lei. The chief says your injury could be a curse from the dragon. If so, that's not something I know how to heal. But there must be a way. You were not the only one to suffer the wrath of the worm, Cuz. There were many wounded. Others. Some were not so fortunate. The whole village was worried about you. They'd be well relieved to see you up and about. Saranno contenti o avranno paura? Perhaps you might go and see the others, if you feel well enough. You fight for this village, and here I sit with my hands at my sides. Oh, I feel so very helpless. Sei in realtà dando una mano qui a... Io che sei completamente... I tremble to think what the dragon might have wrought without your brave defiance. Ti avrebbe spazzato via. Our village, burned to a cinder, or swept to sea like so much driftwood. Sì. We all of us appreciate your sacrifice. Praise the Maker, your home was left standing. Though I am pleased to say most of the damage caused by the attack has been mended by now. Ah, meno male. We've buried our new dead at the church. Spare them a final prayer, won't you? Va bene. I fear we know precious little of your condition. Sì, abbiamo abbastanza una cosa politica. Your wellness is licensed for wildness. Be careful. Va bene. Ok, e i suoi diavoli sono finiti. Continuiamo a guardare la casa. Oh, guardate sempre ovunque. Ora, se non volete, non c'è neanche bisogno di spaccare in casa, ma prendete tutto. Questo gioco serve tutto. Ok, siete pronti? Questa la riempiamo subito. Dove? Questa è acqua. L'acqua. C'è olio. Io mi credo che c'era anche l'olio. Vabbè, questa la tanto ce la teniamo. Allora, siete pronti? Inizia il gioco. Ed ecco il primo posto in cui partiamo, casa nostra, Cassadence, una piccola cittadina di pescatori. Eccolo. Poi non ho la faschetta vuota, scusami. Mi prendi in giro? Ah no, ce l'ho già, sono già piano, ok. Vi ricordate all'inizio c'era un molo prima che il drago lo distruggesse? Ed ecco qua la nostra città d'inizio. Guardate già ragazzi, vi ricordo che questo gioco è solo una, purtroppo solo una remastered. Questo gioco era per PlayStation 3. Guardate che cazzo di bellezza è, sembra di essere davvero in un luogo dalla cura maniacale che hanno fatto.
primo stringhetto e ci prendiamo la volta la roba. Ovviamente questo gioco, come avete visto, puoi aggrapparti, quindi questo gioco andrà anche in verticale. Questa è casa nostra. E qui sì, potrei spaccare tutto. E quelle grosse, per ora ci vuole un po' perché siamo un po' patacca. Ecco perché vi dico, guardate ovunque. Spaccate un po' tutto se volete. Perché anche dentro le casse troverete roba. Ebbene sì. I hear fearsome tell of your wounds. Is there aught I can do for you? C'è altro? It was Kina's prayers what saved you from death. I'm sure of it. Sì, proprio quello. One Caesar prayer answered so surely, eh? Era meglio, guarda, sarà più. Kina's prayers what saved. Ok, adesso ho già detto tutto. Have you seen Cortez, così? I've not seen my brother since the dragon came. Ricordatevi questa cosa. Ok, ci dice sempre la stessa cosa. Scusa. Voglio qui. No? This is awful. Worse than I feared. Io voglio parlare con lei. Fortune sees fit for us to live in interesting times. Imagine our village playing host to a dragon. Sì, era meglio di no. Had I foreseen the beast's visit, I'd have quit this village for the next and married the first. Beh, a posto, lei è molto pragmatica, ha detto fecca cazze. Allora. I simply cannot fathom why a dragon would harass a people such as us. I simply cannot fathom. Lei non ha molto da dirci. Ora, ho diritto. For fear of monsters? Best you watch yourself. Just. Perché questo lo lascio di là. Can't go near the water for fear of monsters? Best you. La stessa cosa. Perhaps we're being punished for some ill we've wrong. La stessa cosa, eh? Ok. That man you are speaking with, he's of the Pawn Legion. Pawn Legion. They come from some unknown place, just appear without a warning. They are a strange lot. Beh, anche per loro noi siamo strani. Not human, quite. They look the part, sure enough, but they lack the will, the spark, what drives us. Diciamo che sono dei giganteschi gusci vuoti. Pronti per essere riempiti. They have no capacity to feel nor act alone, so they live as cell sorts. Myrmidons they're called. Okay. There's an encampment west of the village where men gather to face the dragon. Okay. I wager a fair number of his kind will be there as well. Why don't you take him? Might be you learn aught of why he came to you in the first place. Va bene. That pawn will be looking to head west to the encampment, no doubt. Okay. Why don't you see him there? He'll not make the trip on his own. His kind'll rot where they stand, unless a human orders them to move. Capite? Non un umano qualsiasi, in realtà.
Ok. Dai, amico mio, ce l'ho già messo la missione? Sì. Purchasing equipment here in Cassidus will make for a safer trip to the encampment. E come vedete, già da consigli. What? Do you need something? È una persona molto... Ora! Ora iniziamo a fare un po' di cosine. Schizzare qualcosa, conosci. Guardate. Ed ecco le prime cose a scordare. If only I'd known. Cuz I need a favor. Can you fetch the flowers I need from outside the village? Vabbè. I need more of the one you see there. And one other sort besides. The more you can find, the better. Allora. The injured will die without those flowers. The wounded need medicine, cousin. The mixture calls for two types of flowers. I ask you this favor because I trust you, good Fisher. I know. Allora. Abbiamo la nostra prima cosa secondaria. Ora. Per essere molto più precisi, in realtà, se volete fare le cose un po' fatte meglio, dovreste... In realtà questa quest prendela dopo essere andata all'accampamento. Poi vedremo perché. Ma adesso io ve lo faccio. Ripeto, è come se voi fosse il vostro primo new game. Vediamo cosa ci offre questa casa. E ora ragazzi esploreremo, prenderemo tutte le quest che all'inizio, sappiate, ce ne saranno solo tre. Tempiso burn the whole world up, way I see it. Save someone can stop him. La madonna, quanto siamo pessimisti. Beh, anch'io sarei pessimista effettivamente dopo aver visto un drago che brucia la mia casa. Ok. Per Pirica. E ora andiamoci a prendere in realtà un'altra cosina. Hoppla. E qui c'è un piccolo segretucolo. Piccolo scrignetto. Insegnare alle pedine cosa fare. E là. Muleto. Di luce. E porta magari la pelle. Allora, come vedete, questi sono oggetti che possiamo lanciare tendenzialmente là. Questa, se lanciata sul nemico, lo bagnerà. Quindi lo rallenterà e lo renderà anche più incline a prendere danni da fulmine. Questo serve sia per riempire la lanterna, sia per bagnare d'olio il nemico e prendere soltanto da fuoco. Questo è semplicemente da lanciare. Questo ci aumenta temporaneamente la forza. Questa è tutta roba da lanciare per fare rumore.
Però questa roba, fidatevi, non la utilizzerete mai praticamente. Almeno qui. Questo, sì. Queste invece sono roba che ne andremo a combinare. E queste sono roba un po' più unica che altro. Però anche questa sempre in combinazione. Ma anche questo poi ne riparleremo dopo. Adesso giochiamo. Godiamocelo il gioco. Perché non voglio fare un vero e proprio walkthrough. Voglio semplicemente godermi il gioco insieme a voi. Come se fosse la prima volta. Come avete visto prima, non tutta la roba la vedete direttamente, ma ci sono queste fasce di luce che mi dicono che lì c'è roba da passare. Oh, i piccioni. Allora, loro per ora non potrete combatterli, o meglio, sconfiggerli. Sì, potete uccidere anche i piccioni, ma non adesso. Allora, andiamoci a prendere intanto tutte e tre le quest che sono a inizio gioco. Ah, guardate, questi, quando vedete col ballone rosso, vuol dire che per la missione attiva che avete in questo momento, quindi con segno di fuori, vi possono dire qualcosa. Gathering ingredients, eh? You often see those flowers growing at the roots of bigger trees. Not that I'm fain to brave the roads these days. Just see you're not injured yourself, good fisher. Questa è quindi già una che vi porta qua fuori. Gathering ingredients. Allora, questo ci ha già detto che si trovano fuori. Ora andiamo a prendere la prossima. Guardiamo se si trova a casa sua, il tipo. Guardate. Distruzione fatta dal... Oh! Al bar o addirittura in chiesa. Allora, questa è che dovrebbe essere o qui, che questa è la casa di lui. Vedo che non c'è. Andiamo a vedere se è in taverna o addirittura in chiesa. In chiesa addirittura tornerebbe anche bene, perché ce ne abbiamo ben due. Allora, se è lì da prendere. Non è in taverna, la dovrebbe, penso sia in chiesa. Guardate bello come hanno fatto tutte le stradine, le varie strade, sia quella grossa principale o strada alternativa, un'altra che ci è. Where do the curing flowers grow? Have you had a look by the shore? If not now, by night perhaps? All seeing some, the eve of the last full moon. Questo vi dà un altro consiglio, sempre per la quest, per la seconda parte della quest. Andiamo a vedere se il tipo è qui in chiesa. Probabilmente sì, esatto. E come vedete qua abbiamo non uno, ma ben due queste. Lui. Hey, a moment. I would not ask this of anyone but you, cousin. Vado un attimo in bagno, ragazzi, torno subito. Ok, sentiamo cosa ci chiede Elbar. I have news for Merin. Dark news. I fear I cannot bring myself to face him. Will you go in my stead? Va bene. His brother is dead. It happened on the shore ways. We were fleeing the worm and he Cortez leapt before the beast's talons to shield us. Va bene. I saw it.
Saw him hurtling through the air. Saw him fall back to the ground. I did nothing. Just watched the poor man die. I cannot face Merin for the shame of it. He deserves to know what happened, but I... Please, please go and tell him. Merin was heir, the proud brother. He loved Cortez dearly. Vabbè. He has the right to know of his brother's death, but... Giusto, però ragazzi, tenete conto che noi siamo stati gli unici a non cacarsi addosso. Penso sia stato umano per paura e scappare. Poi. E abbiamo anche questa quest. It is selfish to beg a favor in such times, I know, but there is aught I would ask your help in. Might we speak a moment? Dimmi. My thanks. Tis a sensitive matter. I would okay, dimmi. Of the dragon's coming. Many of the villagers have come to offer prayers. Mm-hmm. As a novice and a newcomer, I welcome the chance to be of use, but my scriptures are missing. I have okay. to commit the verses to memory. Without the text, I cannot offer up a proper prayer. The scriptures were secure in the chapel last I saw them. I do not wish to believe them stolen. If you come upon them, pray see them back to me. I would be ever in your debt. Ok, allora, la prima che facciamo è questa. We best check places people rarely go. Where could that be? I am newly come and eager to become part of this place. I wish to be of service, but now, just as others have come to rely upon me... La Madonna, quanto sei pessimista. I cannot think the scriptures far gone. Pray, help me look around the area. Ok. Non so se avete... sentito quello che ha detto Rook. Dove sarà finito quel libro? Meglio controllare i luoghi dove la gente non va spesso. Perché per lui, in questo momento, non la conosce. Record of the dragon scourge goes back to the earliest of scripture. But why? What meaning does this cycle hold? On that the faith is silent. So come mai? In truth, there may be things in this life the maker himself does not know. In realtà lo conosce molto bene il creatore, cosa è stato. It is to court the ire of Father Clement. In truth, though. Ok. Ora, allora, ci siamo, lavoriamo forte e duro sulla chiesa, nella chiesa. Dai, dia. Ok. Guarda un po' chi c'è. Come mai qua? It was me. I confess it. I took the father's book from the chapel. Bravo. I tried to go back and find the book, but I was in such a panic as I ran. I just wanted to look at it, just curious is all. Forgive me. I cannot remember where I lost it. Bravo. I wanted to steal a glance and then return it, but the dragon came and I... Coglione. I dropped it as I ran. Cor, what am I to say to him now? Ah, vai tranquillo, ragazzo mio. E qui abbiamo già sentito... una cosa carina. Abbiamo scoperto chi è. Bravo, Rook. Guarda, vieni. Però... prova nuova, cassardite. Abbiamo preso già il mondo. Ah, ricordiamoci poi di passare da quello che diventerà praticamente il nostro... miglior amico. Ok, allora. Questo purtroppo invece sarà l'unico posto in cui dove non andremo. Cioè, in realtà non saranno tanti luoghi. Rook. Video ravanatore. Allora. Ed eccolo qua, il nostro. Libro.
riparliamo con il ragazzino dicendole di stare tranquillo che l'abbiamo trovato e non diremo niente. Where did you find it? I'm glad it's found, but see it back to the father for me, please. Thank you. Ok. Sacerdote. I am newly come and eager to become part of this place. I wish to be of service. But now, just as others have come to rely on me, dice la stessa cosa. Ed ecco qua. The scriptures. You found them. Oh, Maker be praised. I cannot thank you enough. Truly, the people of Cassidus are a good-hearted bunch. Now I can once more offer proper prayer on behalf of the village. But I have dallied long enough. There is work for me to do. Okay. Ora. Dove che si vediamo di là? L'avevo visto prima. Ah, sì. No. Ah, forse perché ora c'è lui. E adesso, come vedete, le nostre stats sono aumentate. 94. 80 540. Abbiamo preso 65 punti in classe. Poi scopriremo cosa farà. Ora va a fare la sua. E poi ci metteremo a esplorare tutto il villaggio con tutta la calma di questo. Cioè, guardate quanto è fatto bene, quanto cazzo sa di borgo. Fantastico. Salve. What? Cortez is found? Yes. I see. I see. Alvar has suffered in this as well. Cortez made his choice. He faced his end with valor. Quanto giapponese questo. In realtà penso che nella vita reale sarebbe abbastanza incazzato. Anche perché la prima cosa che hai in un loot è la rabbia. My thanks, good Fisher. I am sorry this burden fell upon you. I shall go and put Elvar at ease. A parte che non dovresti essere tu a confortare Elvar. Dovrebbe essere Elvar a venire a confortare te. Oh, andiamo. Run. Eccola. Arve. I thank you, cousin. Pray forgive the trouble my cowardice has. Ah, beh, tranquillo, sono abituato, cioè ci abitueremo. Trade his life for mine, so I could wallow in idle self-pity. I live the best I am able, for his sake. Altre 300 monete d'oro messe in saccoccia. E adesso esploriamo la città. Prendiamo tutto ciò che c'è da darci. Ci equipaggiamo con l'oro che riusciamo a recuperare in giro. Sperando di trovare anche qualche equipaggiamento a giro. Avesse dato la bottiglia. Allora. Ok. Sappiate che il mio gameplay sarà tutto così.
Noi staremo con calma, esploreremo Grensis, prenderemo tutto ciò che prendiamo, possiamo prendere. Ogni singola cosa ci sarà utile in questo gioco. Mentre, come dicevo, per le caratteristiche, lo Strider o l'arciere ci incrementerà molto di più la resistenza e sarà molto a dispetto della vita, a dispetto del guerriero. In compenso, rispetto al guerriero, sarà molto più bilanciato su tutto, che il guerriero dà molta più vita, meno resistenza, aumenta di più l'attacco fisico e la difesa fisica a scapito di una poca, quasi nullo, attacco magico e difesa magica. In compenso invece lo Strider fa esattamente l'esatto opposto, cioè è più bilanciato, ovvero dà molta più resistenza, pochi, molto meno punti vita rispetto a un guerriero. In compenso non eccelle su tutte le cose, ma le distribuisce molto più, quindi prenderà mediamente meglio sia in forza, difesa fisica, cioè in difesa, magia e difesa magica. Il mago è l'esatto opposto del guerriero, prende ancora meno di punti vita rispetto allo Strider, prende qualche cosina a resistenza, ma non quanto, cioè scusate, il guerriero in resistenza invece non tanto quanto l'arciere. In compenso prende molti punti in magia e difesa magica. Dove prenderete più punti saranno i primi 10 livelli, per poi calare da l'11 fino al 100, per calare nuovamente dal 100 al 200, che è il livello massimo. Ora non mi ricordo precisamente, se devo essere sincero, quanto sia lo scalare dei punti, ma sappiate che gli step è dall'1 al 10, dall'11 al 100, dal 101 al 200 sono gli scalini, e dal 200 al, cioè dal 101 al 200 sappiate dove non prenderete quasi niente. Ora guardiamo anche la spiaggia che ha semi disintegrato il nostro caro amico. Dove? Ah, sei andato a prendere pesci? Per prendere pesci? Ma pesci? Ah già, ma a parte che i pesci te ne dà praticamente uno. Allora, se ve lo state domandando, potete avere qui. In più vi faccio vedere una cosa bella: se andate troppo in là succede questo vuol dire che, come i vecchi giochi, non potete nuotare. Io penso che vi vengono spiegate perché sono i Basilus, ovvero mostri dell'acqua che possono uccidervi. Noi ovviamente, visto che non possiamo morire, ci prendono e ci portano semplicemente a riva. Noi siamo Arise, i scelti dal drago. Come vedete, essere suppi, oltre che ovviamente ci darà, prenderemo più danno da fulmine, ci rallenta. Questa cosa poi la dovremo riesplorare quando prenderemo una certa persona. Anche perché quello che vedete dietro non è la nostra pedina.
Sì, perché noi a differenza degli umani, noi siamo un Arisen. Come Arisen rispetto a una cosa ben precisa. E c'è anche un motivo. E poi lo scopriremo alla fine del gioco. Visto Rook? Allora, qua dovrebbe esserci nient'altro. In città, come potrete correre come sto facendo io, senza minimamente preoccuparvi della resistenza. Faccio io il tutorial, l'ho levato perché raga a memoria e poi venirmi bloccare un 3x2 con cose. Ho levato anche le cinematiche perché comunque ci sono anche degli attacchi combinati con le pedine. O birmidoni, chiamateli come vi pare. Di qua avevamo già fatto, se non ricordo male, ok. Un po' qui c'è niente da lavare. Sono due. Tu dici. Allora, questi l'ho già visto, ci cura il veleno, perché ovviamente come ogni buon fantasy ci sono le alterazioni di stato, ragazzi. Questo è letteralmente un dark fantasy molto berserkiano. Dammi soldi invece delle fiaschette. Le fiaschette maledetto. Guarda lo Rook come mi incula la roba. Ah, questo voglio. Uno solo. Va bene. Ok. Guardate come scende la notte, come piano piano si abbassa la luce. Poi più avanti durante la notte comparirà anche una certa personcina. Ora, mentre siamo qua, anche qui, oh, anche il nostro caro amico ci ha da darci qualche consiglio. Beh, tranquillo. Ok. Ma dovrò farlo. You can always rest until the hour you wish to set out. In any case, take care. What can I do you for? Deposito. E ora qui finalmente ci possiamo levare un po' di roba. Allora. 10 ne bastano. Qua mettiamo tutto dentro. Tutta la roba nuova. Questo sonno. Cura vita minima. Cura quando si ci tira un olio addosso. Cura il gelo. E vita media. E quella che è l'erba medicinale un po' più forte. Ora, queste, vabbè, l'avete visto, si possono riempire. Questo ci servirà. Ora, questo ne portiamo due dietro. As you will.
Poi potete vedere che se prima è testato potete buttare già tutto dentro. Perché questo, e allora ci siamo abbassati il peso. Ora, siccome questo è il DLC, è la versione ultima, questi sono per nera visto. Questo mi piacerebbe provarlo in realtà una volta questi. E questa è la roba che vi davano col DLC, che sono i doni della festa. Ve lo dico già, non li utilizzerò, troppo forti e non voglio utilizzarli. Poi, e qui semplicemente dormiremo. Ora, poi, altra tipologia di queste, ci sono quelle che vi danno cittadini, come avete visto con le balloon, e poi c'è la bombecchia e pratica. Ce ne saranno di... in tutto il gioco... una, due... tre, quattro, cinque bacheche, di cui alcune, di cui due particolari. Hello? Una sarà referente del trovare dei medaglioni a giro per il mondo, ma quella ne parleremo più avanti. L'altra dei compiti specifici dati, diciamo, da uno che gli piace fare i favori. Allora, cosa abbiamo qua? Era senza impresa sul personale. Io te l'ho preso io, te l'ho messo lì, non te l'ho male. Fatto male? No, come funziona la cosa, la cosa sul personale. Comunque tutto a posto? Sì. Tutto tranqui? Ma perché hai messo a lavare la felpa? Ah, ok. Allora, sconfiggi... ah, questo sconfiggi 10 briganti. Guardiamo un po' che ci dice. I briganti dell'Ovest e del Sud sono impegnati in una curiosa rivalità e commettono crimini sempre più efferati. Non capiscono che è venuto il momento di unire le loro forze contro il drago? Ti prego, libera la strada per il castello e le strade del Sud da questi folli ladri. Ok? Flagello del viaggiatore. Effettivamente ha ragione. Sconfiggi 10 goblin. Flagello del viaggiatore, sconfiggi 100 lupi. Sì, tra l'altro, questo lo scopriremo poi più avanti, soprattutto quando c'è il gioco che impazzisce e quando tu li uccidi te le ripoppa istantaneamente lì, ma quelli sono dettagli. Quello semplicemente sarà a favore nostro, però vabbè. È sciocco considerare goblin un'innocua seccatura. Non saranno un pericolo per un soldato armato, ma possono uccidere donne e bambini. Si fanno forti nel gruppo e sono incredibilmente sfrontati. Se vogliamo farli desistere, dobbiamo abbattere un buon numero. Firmato Goblin Slayer. No, scherzo. Beh, sì, infatti. La Chiapparatti, sconfiggi 7 ratti. Luogo non si sa. Se c'è una cosa che non sopporto, sono i topi. Non è il pensiero mi fa star male. L'altro giorno ho fatto il conto di quelli che mi passano a casa mia e li ho paragonati con la popolazione dei roditori di tutto il ducato. Per poco non svenivo. Li voglio morti! Uccidi tutti quelli che puoi senza pietà. Ovviamente mi dissocio, io voglio bene ai topi. Questo è un videogioco. I topi però qui non vogliono bene a te. Sì, portano malattie, peste. Dettagli. Caccia 5 conigli! Vabbè, questo è semplicemente per... come si chiama? Sussistenza. Sussistenza, esatto. Non sono che un mercante girovaco a cui gli affari sono improvvisamente crollati. Un professionista mi ha detto che sono vittima di una maledizione. La mia unica speranza è trasferirla a qualcun altro. Ora chiediti di trovarmi quel qualcun altro in cui così che possa liberarmi da questo tormento. Non so cosa ci incastri la carne nel coniglio. Forse il coniglio è sacrificato. Ah, boh. Può darsi. Ok, ah, c'è. Queste poi le faremo con calma, eh. Ora, come ho detto, la prima fase... esplorazio della città di Cassadils, guardare tutto ciò che c'è da offrirci in modo gratuito e poi anche acquistando. Allora, giusto, io sono uscito ma non ho guardato la taverna, dunque io. Dunque partiamo, cosa si nasconde qui dentro? Scusa, ogni tanto è il malvagio che è in me. Oh, la la la. Poi vi ho già detto prima, guarda.
Questo ci servirà più avanti. Non del Bronx. Non qui, nel Bronx. Come vi ho detto, se guardate bene ovunque trovate tante tante chiccherie. E sappiatelo che quello che trovate molto spesso in molti luoghi è casuale. Ovviamente c'è una pool in determinati oggetti, tipo quando distruggete le ampolle, cosa c'è probabilità di trovare noci e roba del genere. Ma diciamo che non è solo uno. Oh Mirko, quello del Fluffy è arrivato a 1000 visualizzazioni. Ci credi? Fluffy. La tipo puffosa, quella che. Quella che hai detto te pettare. Che bello il tipo che fa. Che brutta parola pettare. Sì, vabbè, ma è in modo più. Per il modo più veloce per farsi capire, mettiamolo così. Questo lo capiremo più avanti. C'è qualcosa. Allora, cominciamo a utilizzare la nostra luce. Vediamo cosa ci danno l'uovo. Un uovo. Hanno cagato un uovo. Molto bello. Che combinò? Mirko. Vuoi cambiare qualcosa? Ah, mi serviva una cosa. Ok. Ti ha messo segreto. Thank you. Why do you suppose the well is sealed? A lookout post, is it? Okay. E qua. Sappiate che comunque guerriero come classe è buona per quello che vi ho detto per quanto concerne i vita e tutto, ma sappiate che sarà la peggiore per quanto concerne il movimento. Ovviamente. Paradossalmente quello che ha più movimento sarà poi la classe avanzata del guerriero, che non so per quale motivo mi è venuto in mente che un essere con un gigantesco spadone è più bravo nel saltare e tirare sacagnate nei denti saltando. Ma tant'è, hanno fatto così e non li vogliamo bene perché sono dei programmatori speciali, quindi ce l'accogliamo, mettiamola così. Mio fratello fa jingle bell fuck, jingle bell suck, jingle bell suck. Lo state domandando? Sì, sono pazzo. Oh. Cassa ermetica, come vedete, dopo un tot. Allora, gli oggetti, se non ricordo male, si dovrebbero generare ogni 5-7 giorni. Quindi, siccome ve lo dico già, per le missioni più avanti, che culo. Le missioni più avanti ci serviranno i quelle lì. Cosa si chiamano? L'ha detto adesso. Piasca ermetica, ovvero quello che serve per salare gli oggetti. Se volete risparmiare un po', a Cassa Dirz e fuori Cassa Dirz potete trovarne per un massimo di 3. Sappiatelo che in totale ve ne serviranno 16.
Sometimes they trade in textiles, though I'm not certain they're open. Quindi fate il conteggio voi. Ricordo se le case sono tutte chiuse la notte, sì. E vabbè, per ora facciamo l'esterno e tutto ciò che possiamo visitare. Oh. Volevo aver visto, avessi dato un cosino. Questa è una delle vittime del drago. Jingle bell, fuck. Visto tutto, tanto qua è chiuso. Ora vi faccio vedere una cosa, visto che è arrivata notte. Per la missione che stiamo facendo, quella delle erbette, se vi ricordate, una delle persone che ci danno i consigli per come affrontarla ci ha detto che sulla spiaggia, durante il coso della luna, quindi di notte, aveva visto delle erbette particolari, e questo le dovrebbe insegnare. Questo non l'avevo preso. E durante la notte, e poi vedremo anche altre cose, cambiano alcune cose. Potete trovare degli oggetti, ma soprattutto anche alcuni tipologie di mostri. Quello per penso l'avete capito, cioè è un classico questi giochi. Se c'è giorno e la notte, sicuramente qualcosa cambia. A parte, come vedete, il buio. Ora, chiamiamo l'esplorazio. Azio, l'esplorazio. Ora, l'unica penso che sarà aperta è questa, perché è la taverna. Brava. Almeno riporta un po' di sorriso alla gente del posto. Perché no? Guardiamo cosa c'è qua. Sotto sotto cosa c'è? E mio fratello che si fa il bidè e lo fa forte e duro. Per questo lo chiamavano Calciuro. Ok, tanto bella muleta, purtroppo però non abbiamo ancora trovato un cazzo di equipaggiamento, anche se so dove potrebbero essere in quali scrigni. Adesso mangio un attimino, Gnami. Beh, ovviamente questo walkthrough, questi video saranno anche portati per farvi vedere le missioni bacheca, quindi quelle di caccia, dove poterli farmare più facilmente. E un po' di chicchette qua là che ho scoperto da solo in tutti questi anni in cui ci gioco. Ovviamente non sarà una cosa completa, ve l'ho già detto, non me ne frega un cazzo di fare il minimax. Massimo potremmo guardare ogni tanto le guide per dirvi alcune cose sui mob, quello sì. Perché poi vedremo una cosa importante, non so se lui ce l'ha già.
Voglio subito. Quando avremo la nostra pedina, perché sì, spoiler, avremo la nostra pedina come quello che so, se l'avete, non sarebbe spoiler perché l'avete già visto all'inizio del gioco, quello che abbiamo utilizzato all'inizio del gioco, altro che non è un altro Irizen in un altro tempo, in un'altra epoca, o per essere più precisi in questo gioco, in un altro ciclo. Là, non so se questo ci dà qualcosa. Bracciale di lì. Vabbè. Primo equipaggiamento gratis, ce l'abbiamo. Diciamo che un guerriero, quella cosa lì, non è molto utile, mai. Anche se corressi, mi sa che qui senza alto non ci arriverei. La levitazione o comunque il doppio salto. Niente, per quanto concerne invece di qua, dovrebbe essere un modo fare per arrivarci tranquillo. Aspetta, qui. Là. Poi qua. E eccoci qua, un altro bello spugnozzo. Oh, poi ovviamente per curarsi ci sono, questa ad esempio c'è metà difesa, oltre a tutta questa roba qua ci sono anche le bombecchie pozioni, e però le pozioni non curano e basta, quelle lì, comunque le salse di tubero o il latte di tubero che vi trovo più avanti, cioè, poi varianti o variabili, cioè varianti. E praticamente ci serviranno poi per si chiama per curarsi non solo la vita ma anche la resistenza. Perché sì, poi ci saranno delle classi che consumeranno molta resistenza. Allora, il guerriero sappiate che è quello che ne consumerà meno, infatti non a caso è quello che ne ha meno. Dove lo consuma un po' di più sarà esattamente nel fare il guerriero, ovvero questo. Sappiatelo che lo scudo può essere utilizzato solo e unicamente da tre classi: guerriero, assassino e paladino, di cui uno è una classe base, due sono classi miste. Stavo vedendo se potevo trovare un modo per arrivare di là sopra. Mi accorcio minimamente. Ora un sistema con il guerriero. Arrivare qua sopra. Ah, cazzo, c'è il muro invisibile lì. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, facciamo venire giorno, perché ora ci serve. Tanto aspetta. Depositiamo, che non si sa ancora per quale motivo, questa è casa nostra, abbiamo un letto, ma bisogna per il gioco dormire alla locanda, però vabbè, dai. Dopo me lo spiegheranno quelli di Capcom, però vabbè. Ok. Allora, partiamo dai
primo negozio di cui sarà anche abbastanza utile, perché è quello che dove incominceremo a mettere mani su un po' più di equipaggiamento. Mettiamoci un po' di dinero. Salve. It's a mercy so much the village was spared. Vero. Andiamo un po'. Allora, questa è tutta roba che per ora non compreremo. Tranne questo. Ora, come vedete, qui ora vi le fa capire un po' meglio chi le può utilizzare. Vedete? Se non avete la vocazione, molte armi o equipaggiamento non potete utilizzarle, perché ci sono equipaggiamenti specifici di classe, a parte quello che abbiamo noi adesso. Allora, andiamo a vedere. Come vedete, questa è abbastanza semplice. Questa sono armi di cui vi aumentano esponenzialmente il danno. Noi ovviamente ci prendiamo questo, solita cosa, gli scudi che aumentano la vostra forza, cioè aumenta comunque anche questi danni e cazzate varie, ma nello stesso tempo anche le difese volendo. Quindi noi ci prendiamo questo. Ecco qua le difese. Come vedete ci sono dei parametri: difesa, la magica, resistenza alla perforazione e resistenza a colpi. Ora, mi fanno cagare tutte e due, però bisogna scegliere. Prendiamoci il cappello di cuoio. Qua, come vedete, a differenza di altri giochi, non avete solo l'armatura, ma avete anche i vestiti, gli indumenti. Anche questi danno resistenze. Allora, vediamo un po' quale ci potrebbe convenire. Allora, questo molto meglio. Allora, intanto arriviamo alle armature. Ok, indumento. Direi per noi la cotta salavata, perché almeno ci aumenta anche resistenza ai colpi. Ora, guardiamo le armature. No, pettorale non sarebbe male. Ok, pettorale giudicato. Poi questi sono i vari bracciali che abbiamo trovato, e direi che di tutto quello che ha, questo sarebbe buona resistenza a colpi, ma ci dà cioè per forza una resistenza a colpi, questo è buono. No, io direi bracciali del novizio, stessa cosa per quanto concerne la parte inferiore del corpo. Calzetto del viaggiatore non sembra male. Forse quello della roba, aspetta. 97-69. Ah, quanto non era lavoro. E guardiamo le armature. Ah, questi ci mandano tutti in... e noi ci prendiamo questi scrinieri economici. Poi questo ci aumenta resistenza, questo punti vita. Noi intanto ci prendiamo questo. Ok, equipaggiare? Sì. Ed ecco un po' di primo equipaggiamento. Allora, facciamo un giro a casa sua. Ma cos'altro c'è? Andiamo a vedere se, prima di andare dalla parte di là, se è arrivata al suo negozio una certa nonnina che all'inizio non si sa perché non ci va mai sta. Oh, perfetto. Questa è lei, se ha voglia di venire al suo negozio. Allora, lei è un altro vendor che ha comunque altra roba, se vedete, roba nuova, ma soprattutto altre. Allora, io, ragazzi,
per uno preferisco prendere qui. Qui abbiamo roba nuova che però ci interessa. La difesa ma massimo è per le resistenze, ma massimo questo ci sarebbe stato utile. Ok, dai. Ok. Facciamo il giro degli altri negozi. Ora, gli altri negozi non venderanno niente, lo dico già. O comunque altre abitazioni che abbiamo visto. Le altre abitazioni, cioè questo sarebbe un altro negozio che però in realtà non vende niente. Ma guarda, possiamo forse già andare a prendere anche... Ed ecco perché io gioco sempre a difficile, perché avete meno problemi di soldi. Vi assicuro che se giocate a normale o a facile addirittura, non ne vale la pena in questo gioco, perché non prenderete un cazzo, non avrete mai... avrete il massimo che potete avere culo di trovare sacchi da 1000-3500 monete, mentre col difficile sì, è più difficile, sì, i mostri vi guardano e vi se inculano, vero, ma in compenso se li battete avete penso leggermente più di punti di esperienza, ma non ne sono sicuro, no, perché non te lo dice all'inizio, ma in compenso avrete probabilità di beccare quasi costantemente le sacche da 10.000 monete d'oro. Va da sé che è un bel, ma bello importante come bonus, perché potrete equipaggiarvi molto più tranquillamente il vostro personaggio, e nello stesso tempo, oltre a poterlo equipaggiare più velocemente, come scopriremo più avanti, anche potenziarlo più tranquillamente, perché oltre ai materiali vi servirà anche il dinero, e se siete a corto di dinero col cazzo che vi potenziate. Poi ovviamente ci saranno roba che costerà uno stonfo, i soldi fidatevi andranno via come se non ci fosse un domani, soprattutto se dovete fare, si chiama il trofeo, quello di prendere, cioè di avere un tot di equipaggiamento, mi pare 350 se non ricordo male. Ma ragazzi, modalità difficile, basta che vi mettete un po' a fare i giri, a menare forte e duro e siete in pace. Queste ragazzi poi giratele, cercate di, se le vedete comunque, di ravanare, anche se l'avete già fatto una volta. Ciao Palmiro, lui capirete perché ve lo sto dicendo. Beh, vale poco Palmiro. Sì, sono un po' psicopatico. E comunque grazie Palmiro per avermi dato della psicopatica. È sempre molto gentile. Allora, c'è una casa qui in fondo. E la casa cosa c'è? Qualcuno che ha menato pure te? Mirko che guarda il video zoso. Vai a fare la run. Guarda se c'è qualcosa. A te è giusto, dice, la mattina per di appisolarmi, guardo se c'ho qualcosa da vedere, me lo recupero e poi mi scocco un run. Ma il tuo corpo si sta già abituando a questa cosa che te lo richiede proprio lui? Non so se è un bene. Allora, dovrebbe mancare una casa sola.
E va bene, cominciamo a vedere l'esterno. Ah, eccolo qua. E questa poi è la casa del tipo che se cagava addosso a dire al fratello, al tipo che gli era morto il fratello, e lui era lì davanti e non ha mosso un dito dalla paura, mentre il drago se lo pappava, se lo faccava duro. Ok, ok, quindi qui ci siamo. Allora, questi per ora vanno bene così. Andiamo a cercare i fiori per la nostra venita. Perché lei dice guarire e guarirete. Cazzo. Cioè, chiamare un personaggio Benita e distribuirlo in Italia ha tutto un significato particolare. Ma prima di andare a cercare... Dove vai? Scogliattolo. Sì, scogliattolo. Allora, prima di andare avanti, c'è una quest che spunta subito qua, se vi fate la strada principale. Comunque, cazzo, la versione PC è anche migliore di quella... Vabbè, come è possibile? Lui, aiutatelo, perché vi sarà molto, molto utile. Ok. Lui sarà importante perché sarà un commerciante. Lo troveremo vagante qua e là per gli inizi, finché non succederà un determinato evento, sarà fissa l'accappamento. Ma soprattutto, oltre a venderci tanta roba, anche abbastanza interessante per l'inizio, può potenziarci l'equipaggiamento. I'm called Reynard, a traveling salesman, though those damnable beasts ruined my wares. But thanks to you, it was only wares I lost. I'll continue. E soprattutto ci ringrazia con questo, che poi è esattamente uguale ma dà meno resistenze. Ok, quindi partiamo con l'esplorare, la parte più bella di questo gioco, godersi l'open world. Perché sì, ragazzi, in questo caso è un open world, è un'unica mappa, anche se c'ha dei caricamenti, ma solo per via dell'epoca. Ma mi ha seguito fino a qui, bravo. E ovviamente ravaderemo il ravanabile, eh. Come vi ho già detto, mettete sempre da parte tutto ciò che trovate, ma se non volete farlo tutte le volte, anche solo la prima volta che arrivate in una zona, prendete tutto ciò che vi può proporre, perché comunque è un open world ma fatto molto molto a zone. Questa volta
Guardate anche spesso sopra i massi questi qui che potreste trovarci qualcosa. Insomma, godetevelo. Greensys personalmente tra le mappe più belle da esplorare, seguita solo da Skyrim. Sì, bello anche The Witcher 3, ma non c'è quell'emozione che ti danno questi. Ok ragazzi, bello anche The Witcher 3, però non essendo un'unica mappa, essendo più mappe, tutto spezzettato, bello, ma non tanto quanto Greensys, che è un'unica mappa proprio viva, dove senti che l'esplorazione è proprio la sua natura principale. The Witcher sì, ma non così bello, mettiamolo così. O meglio, questo è per il mio gusto, eh. Tanto già al grado 2. La vocazione. Quello che dovevamo trovare qui, Benita. Trovato. Anche gli animaletti questi qui, so che voi dite, vabbè, ma poverini loro. Ragazzi, uno, sono comunque punti di esperienza per l'inizio. E vi assicuro che per l'inizio vanno più che bene. Secondo, danno materiale anche loro per potenziare gli oggetti. Soprattutto quelli di inizio gioco. Le bacheche, a proposito, saranno distribuite in diverse zone. Molte di loro vi daranno due tipologie praticamente base su cui si baseranno le richieste. Principalmente, come avete visto, saranno richieste di sconfiggere i nemici, quindi chiamiamole palesemente per quello che sono richieste di caccia. Poi l'altra variante che vedremo più avanti, e per gli inizi vi sconsiglio un po' di farla, o meglio, fatele, questo rischio è pericolo, perché uno, sì, le segna nella mappa, ma la prima volta che ci giocate penso questa mappa non conoscete un cazzo e niente, soprattutto non conoscete i pericoli che ci sono nella mappa, e vi assicuro che non vi annoierete mai a girare per Greensys, c'è sempre qualcuno che avesse va un culà. Proprio detto più palesemente. E dicevo, l'altra variante è proprio le missioni scorta. Le missioni scorta, come tutte le missioni scorta, sono ovviamente la merda, e poi vogliamo essere il più sincero possibile, dei giochi, dei videogiochi in generale. O meglio, io non le ho mai potute sopportare. Rallentano sempre costantemente il gameplay. Più se volentieri sono anche frustranti, perché se fai anche un minimo errore, o c'è anche un minimo tipo bug o roba del genere, vi mandano a puttane tutta la quest scorta. E
praticamente avete buttato via tutto il tempo. Ma sono già così stanco. E avete buttato via praticamente tutto il tempo che avete fatto per dover rifare tutto da zero. Se potete rifare tutto da zero, perché vi svelo un segreto. Qui in Dragon's Dogma, no. Se fallite, avete fallito. Quella missione l'avete completamente persa. Ho visto anche un altro. Non posso. Mio fratello, sai che c'è? Di straca nebile. Civilivida. Questo poi scopriremo cos'è. Lo so. Sto solo esplorando, Rook. Ti faccio poi cazzi suoi. E chua. Un sasso. Ma. Conigli. Lamento. Un turno per spogliera che sì, sembra scemo, ma li trovate effettivamente solo sulle scogliere, quindi ovviamente ammassi, cioè protuberanze rocciose che si affacciano sul mare o acquitrini. Come vi ho già detto prima, conviene esplorare. E direi che si capisce anche per quale motivo, no? Abbiamo già guadagnato esplorando un botto di soldi, quindi possiamo anche già rifarci letteralmente tutto l'equipaggiamento. E succede, Ru, punta città. Poi questo mi insegna anche che nascosti per tutta Grensis ci sono questi lughettini dove potete trovare ovviamente a parte il materiale, ma anche cose come questa. Piccole caverne con dentro qualcosa, in questo caso del minerale. Ovvero, questo, allora, come vi ho già detto all'inizio, noi giocheremo il gioco come vuole l'autore, praticamente, che venga giocato. Ovvero questo, voi andrete in giro, ogni zona la guarderete nel migliore, in modo più minuzioso possibile, ovviamente qualcosa sfuggirà,
non vi dico di essere estremamente meticolosi e tutto, ma comunque di dargli uno sguardo anche perché no, il più minuzioso possibile, se potete, ovviamente, ripeto, nessuno vi obbliga a farlo, però il mio consiglio è comunque di farlo, perché è quello che vuole il gioco. Come vedete, recuperate materiali, abbiamo recuperato velocemente soldi, quindi probabilità di potervi fare più velocemente un equipaggiamento. Questi amuleti che possono essere utili, ad esempio, se trovate nemici troppo difficili da sconfiggere, oggetti per curarsi, quindi oggetti per la vostra survivability. È questo che vi sto dicendo, ragazzi. Questo gioco non si gioca andate dritto veloce come fate spesso e volentieri con i videogiochi, ma vi chiede di prendervi il vostro tempo per esplorare e godervi di quello che i programmatori ci hanno dato. Perché, ragazzi, io lo ripeto, e penso che anche Mirko e anche Mirko sia d'accordo con me, Grensis tutt'oggi, Capcom, cioè Dragon's Dogma, per me, come penso per Mirko, tutt'oggi ha la mappa più bella mai creato su un fantasy. Sì, è quella più divertente da esplorare. Ma soprattutto più vera. Sembra che esista una cosa del genere. Cioè, quando te giri, sì, ti sembra di essere in un cazzo di promontorio, in un cazzo di foresta. Cioè, quelli va abbastanza dietro sono quelle di, cioè, di The Elder Scrolls. Sì, infatti io ho detto, cioè dietro ci va solo Bethesda, e ho detto non The Witcher. The Witcher è bello, ma personalmente le sue ambientazioni sono un po', come si dice, mettiamola così, non ti danno quell'effetto wow che fanno gli Elder Scroll, che fa Capcom. Cosa fai? Allora, qua sopra. No, ma sei scemo? Monda? Ah, pensavi che sarei riuscito a montare, e invece ora, come vi avevo detto prima, se esplorate ne trovate ben 3 di queste gratuitamente. Voi per ora prendete e mettete da parte. Ora, per gli inizi, so che molti giocatori standard faranno una cosa che fa di solito, purtroppo, ultimamente, il giocatore medio, ovvero chiappa e va diritto con la quest principale. Ora, da una parte, se volete fare le cose fatte bene, può anche andare bene qui, perché se volete fare le cose fatte bene, un consiglio che vi do è rushare, è fare la quest principale fino all'accampamento, quando avete ovviamente più domestichezza, non la prima run, perché la prima run sono a B, se cura, soprattutto se giocate a difficile, sappiate anch'io probabilmente morirò. Arrivare all'accampamento e sbloccarvi la vostra pedina, meno poi potete ritornare indietro, perché quelle quest che mi avete visto fare durano finché non arriveremo a una certa quest principale. Anche se vi dico lo spoiler, finché non arriveremo al ci si bloccherà la possibilità di poter andare a Grand Soren, ovvero alla capitale, tramite una missione scorta. Finché non attivate quella e quindi arrivate a Grand Soren, quindi quando arrivate a Grand Soren, le quest che avete visto non ci saranno più, si resetteranno. Si cancelleranno e le avrete perse per sempre. Mentre finché non arrivate a Grand Soren, quindi non concludete la missione scorta, le missioni che vi farò vedere prima della missione scorta sono sempre tutti fattibili in qualsiasi momento. Quindi, se volete insegnare più roba alla vostra pedina, cercate di
rilasciare praticamente. L'unica che non prenderà è quella di Reinhardt, ma non mi ricordo se la prende effettivamente come missione. E infatti non lo prende, prende semplicemente come evento a sé. Sono eventi, praticamente sono missioni come quello con, come vedrete, tipo affronta il tuo nemico. E quindi semplicemente la sconfigge un mostro, semplicemente aiuta la persona in difficoltà, che è roba che entra ed esce, non vengono considerate vere e proprie quest. Se le volete insegnare la vostra pedina, perché sì, la pedina imparerà le quest, e se le imparerà bene, ad esempio nei New Game Plus, o addirittura nel, siccome se giocate online la vostra pedina potrà essere utilizzata da altri Arisen, cosa succederà? Succederà che potrà dare un aiuto agli altri Arisen con dei consigli. Ad esempio, come è successo prima, se conosce questa cosa qui di venita, la pedina vi dirà: guarda, andiamo fuori e cerchiamo gli alberi grandi, i fiori crescono, o se no quelli di luna, fa Arisen, questi fiori sbocciano soltanto durante la notte. Lo dirà lui, senza andare a giro. E questo succederà quando avrà le conoscenze abbastanza alte delle quest. E questa cosa si ripercuote anche per tutto il resto, ma della pedina lo parleremo a modo quando arriverà il momento di avere la nostra pedina, la nostra compagna di viaggio, che anch'essa ci accompagnerà nel momento in cui dovremo rincontrare inevitabilmente il drago. Queste le piante del cercatore qui all'inizio di Grensis, a Grensis ne troverete sempre due. Una è lì, perché ve lo sto dicendo? Perché poi ci serviranno più avanti per delle quest da bacheca. Quindi altro piccolo consiglio vi do, ancora d'animale, che questo mi pare che era la vendeva di là. Ma perdiamo un po' cosa, ma guadagniamo in resistenza ai colpi e al fulmine. Giudicata, guardate che cura, e ci serviranno proprio le mie quest della bacheca. Qui ne trovate due, che anche questa come al solito mi pare ogni 5, se non ricordo male, ogni 5 giorni si rigenerano, e quindi potete venire qui tranquillamente a prenderle. Sciarpa da collo d'Evan. Questo ci lava difesa, ma ci aumenta una cosa, e più ci dà delle belle resistenze. Quindi no, per una difesa fisica, neanche la buco lì. Ok. E qui era questo proprio il pietro, c'era l'altra. Ora, come avete visto, esplorando, ci siamo presi non uno, ma ben due equipaggiamenti a gratis. Ovviamente sono equipaggiamenti che poi potrete trovare anche tranquillamente da vendor. Non mi ricordo se tutta la roba che trovate al giro potete trovare da vendor, o ci sono alcune cose che trovate secondo me solo al giro. Mi pare di sì, tipo ad esempio l'armatura del falco non la vendono, o forse sì, dopo un determinato evento. Non lo so, vabbè, comunque, quello che vi do come consiglio, esplorate, non sapete mai cosa trovate. Come è successo a me, ad esempio, abbiamo trovato un'armatura che c'è perfetta. Oh, ce l'ho fatta. No, 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 io da stamattina. Andiamo indietro, che non si faccia troppo buio, perché sennò qui poi compare qualcosa. Insomma, abbiamo una casa che è una cosa strapesissima. Allora, i mostri. I mostri anche loro hanno dei respawn. Sono i mostri più piccoli, tipo i conigli, che rispawnano semplicemente entrando
facendo ricaricare l'aria, quindi tipo entrando uscendo da casa. Altri che hanno bisogno di un giorno, altri di 3 giorni, e poi dipende quanto è grosso il mostro. I goblin basta dormire alla locanda, di cui faremo ora perché non voglio andare da finita di notte. Ora tanto andiamo a lasciare la nostra roba. Ah, la uva, ragazzi, se la trovate prendetela perché cura tantissimo. Per ora non ci serve, abbiamo così poco punti vita. E non serve. Allora. A posto. Questo. As you will. What can I do you for? You seem tired. So be it. Ok. Ovviamente qui per ora non carica perché lui non è la nostra benita. Pedino. E andiamo dalla nostra carica. Sono un coglione, l'ho depositato. Allora, Riviera. No. Qua. Tanto. Cinque. No. Non ho depositato la roba a lui. Mi serve la lanterna. Ok, e andiamo da Benita. Tanto lei ci dice qua la stessa cosa che abbiamo sentito prima. Some moon glow. A pinch mixed with these will make a fine medicine. The injured will die with those flowers. The wounded need medicine, cousin. Pray bring the flowers for the compound quick as you can. The mixture calls for 2 types of flowers. Speak to the others for more word on that. I ask you this favor because I trust you, good Fisher. I know you'll not leave these people to suffer. Paraculo. E non l'abbiamo catturato. Why, that's the one! You found it! Moonglow has grown rare in these parts of late. Tis a relief to see it. Good! That's the both of them. In truth, I am surprised to see them got so quickly. I'll get to work directly. With luck, we'll have everyone back to Elthia long. Tis your doing, cousin. I fear there's little I can offer you in thanks. Save this. Pray, take it. Now to make some medicine. Ah, e ho preso anche il 5° livello. Ora diamoci una prima pedina. Vediamo un po' se quello che volevamo prendere da lei è sempre più forte anche di quello che abbiamo ora. Allora, e ora andiamo verso
l'accampamento. To the encampment. This path should see us there. Ma come faccio a vedere? I goblin sono nemici che rispawnano dopo un giorno. Noi li facciamo fuori, intanto ci prendiamo esperienza. Ora dove? Ah cacchio, questo... Ho anche completato le richieste di Goblin. Non l'avevo fatto prima. Meglio, altra roba. Freccia del silenzio, purtroppo noi ovviamente non possiamo utilizzare. Abbiamo preso anche il certo livello. Ora andiamo vicino all'accampamento. E esploriamo vicino all'accampamento. You'll find ore, plants and other materials at harvest points. Le pedine, come vi ho già detto, impareranno da noi. Ah, gli oggetti distruttibili. Ovviamente anche quello, se entrate e riuscite dalla zona, come vedete, ricompaiono. Non penso vi ridanno roba. Fanno passare un po' di tempo. Vabbè. Bravo Rook, toglio così aggressivo. Ovviamente non hanno messo che prendete danno voi dalle esplosioni, perché sennò, ragazzi, l'avete visto, prendereste sempre esclusivamente danno. Ok, ci ha dato la cosa che siamo arrivati all'accampamento. E per adesso la cosa principale finisce qui. Andiamo ad esplorare. Ok, noi ci fermiamo qua, davanti all'accampamento. Salva. Guarda la schermata del titolo, perché quello che succederà nell'accampamento lo scopriremo domani. Per il resto, ragazzi, grazie a tutti per avermi tenuto compagnia. Fatto, chiudiamo, anche se è bella Lost, ve la lascio di sottofondo, dai. Grazie per aver avuto compagnia con Dragon's Dogma, come ho detto ci vediamo domattina.
dove vedremo cosa succederà. Ma se volete ancora di più di tanto bellissimo di Fratelli di Gamepad, vi lascio oggi pomeriggio con la live di mio fratello o stasera con la live con tutti e due, con Like e Drago Guide. Noi ragazzi, vediamo alla prossima. Ciao.